Allora, oggi vi faccio vedere questo museo qui a Lucerna, il Völkerhaus der Schweiz. Questa qui è l'entrata. Qui ci sono le casse che ci hanno preso. Viene 32 franchi entrare. C'è anche la cartina in italiano. Questo qua è il museo. Adesso vado a vedere il museo. C'è tutto: aeronautica, navigazione, trasporto stradale, ferroviario. Gerettöcke in Svizzera. Un aereo. Qua c'è un altro. Andiamo a fare un giro sull'aria. Iniziamo dal padiglione delle auto con una Alfa Romeo. Allora, qui te la puoi scegliere col pulsante, ogni minuto cambia l'auto e dici il modello, te la portano giù e te la fanno vedere. Chiami l'auto e viene giù, ti tira giù l'auto. Vediamo questa qui che tira giù. 1954, Fiat 500 Topolino, Ferrari. Minchia, qui c'è un'Alfa Romeo Spider. Qua sta tirando giù la Topolino, fai la richiesta, te la tira in zoo. Qui sono un po' di mezzi da rally, Formula 1. Per me il mezzo più bello è lì, la Volkswagen in prima serie. Verstappen. Biciclette. World Champion Individual Trial. Guarda questo. Cioè, vado dentro un aereo. Mattello navigabile. Questo qui è un mezzo militare. Mesoscafo fatto da Richard Picard. È stato utilizzato per ricerche marine, poi l'hanno utilizzato per i turisti. È il più grande al mondo, non militare, utilizzato per portare in giro turisti che praticamente potevano poi andare sotto. Ha iniziato a fare nel 1964. Questi sono modellini di barche. Ok. Ok. Guarda questo. Motori fuori bordo, Johnson Seahorse, antichi. Questo è un propulsore del piroscafo Rigi. Qui ci sono un po' di cartelli delle autostrade. Basel. Quando tu vai in Germania devi sempre seguire Basel. Qui c'è la pallina che corre, ti fa vedere che praticamente fa tutto questo giro qui. Dura un po', Qua è una figata. Poi va di lì. Qui c'è un modellino della funivia. Figata. Beh, Svizzera, paese delle montagne, funivie da tutte le parti. Qui ci sono le funivie. Svizzera, paese. Guarda come sono vecchie queste bovie qua. Paese ovviamente dello sci. Qui ci sono specie di. Questa lì su. Questa era quella. Vediamo. Pilone di funivia con due gondole a movimento. Qua si vede l'aereo. Andiamo nel padiglione degli aerei. Qua mi piace, vediamo un po'. Modelli, guarda che bello. Edelweiss. Anche un Samaliot, da un Virtagliot, elicotteri, guarda là, guarda che bello questo, mica questo è antico, è Swiss Air. Vediamo questo qui, che motore, Now in der Ausstellung, nuovo in esposizione questo, vediamo che cos'è questo, 420 Fokker. Del 1927 questo. Ah, del 1927.
questo è nuovo, è in esposizione, nuovo in esposizione. Dopo dicono che non gli porto mai niente. Comunque è bello questo, ragazzi. Venite a vedere questo museo che è molto bello. A Lucerna, Museo dei Trasporti, Svizzera. Bellissimo. Poi dopo dicono che no, l'ombre. Sul mio canale, guarda, ci sono anche altri video di musei. C'è il Museo Mannheim della Scienza e della Tecnica. C'è il Museo degli aerei, delle auto, della seconda guerra mondiale in Germania, ce ne sono, che poi guarda caso sono i video anche meno visti questi. Esatto. Siamo dentro al Coronado, è un bel aereo da Churet questi qua, per l'età, bagni. Questo è il Coronado, che per la sua epoca, cazzo, io sono andato dentro, l'ho visto, è una figata, cazzo, a parte la comodità. Era uno dei più veloci e anche il più caro. Riusciva ad andare fino a 1000 km all'ora questo. 1959. Gagarin, primo uomo sullo spazio. SSSR. Poi qui c'è questo coso qui che è il 69, praticamente quando Stanley Kubrick ha fatto il film. Ha fatto il film dello sbarco sulla Luna. Con questo. Sono i dirigibili. Una cesta, questa è la cesta della mongolfiera, questa è la cabina del dirigibile tedesco, targato pure Baden-Württemberg questo qua. Andiamo a vedere i treni, 1888, guarda che roba questo è un tram per turisti, questo guarda che bello, le locomotive, che bella locomotiva, no? Figata. Ultima grande locomotiva a vapore svizzera, questa, guarda che roba, bellissima questa cosa, del 1916, poi vabbè dopo passarono le elettriche. Oh, guarda che roba, è alta quasi come me, è alta quasi come me questa ruota, sarà più di 1,5 metri queste ruote qua, io sono 1,83, sì, saranno 1,5 metri, comunque sono enormi, guarda che meccanica. Questa qui è del 1881. Bellissime queste qua vecchie. Nuovi treni. Qui ti fanno vedere affidabilità. Ogni tanto da noi qualcuno va fuori. Ma soprattutto treni svizzeri. Puntualità. Puntualità che è una parola che da noi va bene. Lasciamo perdere ora.